troviamo a Cutro, dove sta avvenendo la terza edizione del Motoraduno. Siamo in compagnia del presidente del circolo, appunto, di Cutro, Scacco Matto, il motoclub di Cutro, con Vincenzo Colacino. Quest'anno è la terza edizione, come possiamo vedere ci sono tanti, tanti partecipanti. Sì, siamo diventati in tanti perché arrivando al terzo anno, a furia di girare, visitarci uno con l'altro, stiamo raggiungendo anche il nostro numero che dovremmo arrivare. Stiamo arrivando al nostro scopo. Ci troviamo qui nella Villa San Francesco, vicino all'acquedotto di Cutro, dove voi anche avete organizzato degli stand, dove vendete dei panini, ci saranno degli spettacoli. Ci sono degli spettacoli musicali, abbiamo fatto una schiuma a parte quest'anno, qualcosa in più. Cioè, il prossimo anno spero tanto che sarà molto migliore tutto questo qua. Nel programma è previsto anche la sfilata per le vie di Cutro? Adesso faremo la sfilata per le strade di Cutro, faremo l'aperitivo banda, chiesa del Santissimo Crocifisso e tutto il resto. E poi si torna qua a mangiare. Ieri vi abbiamo visto anche andare verso la zona marina di Cutro. Siamo andati a San Leonardo di Cutro e abbiamo fatto l'aperitivo a San Leonardo di Cutro. Presidente, voi partecipate anche come club negli altri raduni che si fanno sia in regione e fuori regione? Certamente, ci aiutiamo tutti quando possiamo. I raduni più lontani che avete fatto quali sono stati? Beh, i raduni più lontani, noi siamo arrivati fino a Salerno, Bari, quelli, noi siamo andati sempre fuori regione, però siamo andati molti oltre anche girando normale, siamo andati anche a Ceret della frontera, in Spagna, siamo andati ai confini della Spagna, siamo andati anche in moto, siamo andati a vedere il MotoGP, tanti giri. Cioè la vostra passione vi spinge anche oltre l'Italia. La cosa bella dei raduni è quello che praticamente c'è uno scambio culturale, magari voi andate in un posto, conoscete nuova gente che poi invitate a Cutro. Certamente, funziona così, è come un matrimonio, ci invitiamo uno con l'altro, chi partecipa è più numeroso, chi non partecipa diventa un po' penalizzato. Presidente, il vostro motoclub ha ormai 4 anni, qual è stato l'obiettivo principale affinché appunto si venisse a creare un motoclub qui a Cutro? Per dare della sicurezza sulle moto stradali, per andare piano, prudenza e la maggior parte insegnare a camminare piano. Purtroppo nel motoclub c'è anche qualche pazzarello che fa lo spiritoso, però piano piano lo stiamo mettendo a posto. Quindi l'obiettivo principale è educare? L'obiettivo principale è educare, la prima cosa, e andare piano. E vuole ringraziare qualcuno che l'ha aiutata a questa giornata? Ringrazio il comune di Cutro, i vigili, i carabinieri, la stradale e il corpo dell'ambulanza, perché ci hanno dato tutta una mano a contribuire a questo motoraduno. Vuole dare consigli ai motociclisti magari per essere prudenti oggi e anche sulle strade? Andare piano e indossare sempre il casco, prima di tutto. Ok, ci diamo un appuntamento al prossimo anno, presidente. Un saluto e arrivederci.